con questa festa del 2018 solo dicendo grazie al Signore che ci ha salvato ancora una volta oggi. Non ha piovuto, quindi questo certamente ci ha dato un po' di serenità nel pomeriggio. Solo per questo dovremmo dire grazie, visto che abbiamo distrutto questo mondo che ha nelle sue mani, per cui non abbiamo più stagioni, non abbiamo più nulla. Ormai siamo davvero a rischio, questo mondo è a rischio. Però oggi ci ha concesso la grazia di lavorare serenamente, dalle 6 in poi. Addirittura tutta la paura di questa mattina l'abbiamo superata. Per questo vorrei concludere con due espressioni che mi avete sentito dire già la notte del sabato, ma che vorrei che voi accoglieste nel vostro cuore. Quell'invito della parola di Dio che in questi giorni abbiamo ascoltato, che vale per i giovani, per gli anziani, per tutti. Alzati, ci dice Gesù Salvatore questa sera, e mangia. Che cosa devi mangiare? Non solo le belle cose che abbiamo in Calabria. Dobbiamo mangiare la parola di Dio, dobbiamo ritornare al Vangelo, perché solo il Vangelo ci dà una parola di speranza e ci dà una novità di vita. Mangiare, cibarci, non delle cose passeggere, dei pettegolezzi, delle mormorazioni, delle maldicenze, ma cibarci di cose sane. E queste cose sane noi ritroviamo nel messaggio che Gesù Salvatore ha voluto dare a ciascuno di noi. La festa ogni anno ci parla. Gesù Salvatore ci ha parlato proprio passando anche tra le nostre case. Non mettiamo in secondo ordine i messaggi che ogni anno noi riceviamo. Alzati e mangia. Dobbiamo, quest'anno ci ha detto in maniera particolare il Salvatore che se vogliamo seguirlo dobbiamo diventare più santi. Più santi significa non che dobbiamo essere chissà che cosa, con l'aureola. Più santi significa più felici, più contenti della vita, più beati. Perché se seguiamo Lui saremo più felici, più umani, restiamo umani. È uno slogan che sta girando, ma penso che ne vale la pena, guardando Gesù Salvatore, dire restiamo un pochino più umani. E infine Gesù ci ha indicato la via per essere felici. Per essere felici dobbiamo tornare alle beatitudini. Vi ricordate Gesù così diceva? Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati gli operatori di pace, perché vedranno Dio. Beati quando sarete insultati e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi. Rallegratevi e gioite, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Le 8 beatitudini che vi invito a trovare sul telefonino e di memorizzare per quest'anno sono il segno del cristiano. Ormai dobbiamo smetterla di essere neutri o neutrali. Essere cristiano comporta un cambiamento di vita e tutti dobbiamo cambiare. La società di oggi si aspetta da noi un cambiamento, si aspetta da noi cristiani qualcosa di più. Allora ritornare alle beatitudini significa impegnarsi nel perdono. Quanto è bello stare in pace con noi stessi e con gli altri. Quanto è bello vivere la festa come l'abbiamo vissuta anche quest'anno. E allora Gesù ci dà un ordine stasera, mi assumo questa responsabilità. Nel nome di Gesù Salvatore io lo do a voi questo ordine. Alziamoci e camminiamo nella vita, non fermiamoci, risorgiamo dalla tomba del nostro cuore, guardiamo al positivo. Non guardiamo sempre in continuazione le cose negative, questo negativismo. Ci sono delle cose belle nel nostro paese, attorno ai nostri paesi, i nostri monti, tutto quello che abbiamo è bello. Non dobbiamo deturparlo naturalmente. Con la nostra vita dobbiamo renderla più bella, anche la nostra festa. E io ringrazio tutti perché
ogni anno che passa facciamo qualche piccolo passo in avanti, grazie a Dio, un miglioramento, e questo è un segno che stiamo camminando. Quando si cammina si sbaglia, si può anche sbagliare, perché si può inciampare e cadere, però l'importante è camminare. Ed ecco perché quest'ordine, nel nome di Gesù ve lo chiedo, di questo Gesù che voi portatori portate e che noi accompagniamo, davvero lavorare per mettere fuori dalla nostra, dal nostro quotidiano ogni asprezza, ogni ira, ogni sdegno, ogni maldicenza, come ci diceva San Paolo ieri sera, lavorare perché la nostra vita sia bella. Ed ecco perché innanzitutto ringrazio tutti voi che siete qui, anche dai paesi vicini, ad onorare il Santissimo Salvatore. Ringrazio il popolo che è la base della nostra festa. Facciamo un applauso a tutti noi, che siamo il popolo di Dio. Se non ci fosse la volontà di tutti, io credo che non potremmo fare niente. Questa festa è ogni anno un miracolo, ve lo posso assicurare io che sono in pasta. Secondo, ringrazio il sindaco e l'amministrazione, le autorità civili e militari. Ringrazio anche le associazioni che hanno dato un buon contributo, dobbiamo ancora crescere, ma fiduciosi, andiamo avanti. Ringrazio gli sponsor, ringrazio l'oratorio parrocchiale, voi, la maggior parte di voi giustamente la mattina va al mare, perché è così, però la festa si compone, vi invito a leggere sempre il manifesto di più iniziative, anche i nostri ragazzi, i nostri giovani che hanno cantato, hanno animato, hanno vissuto anche loro. Poi naturalmente ringrazio gli emigrati all'estero, sia in Italia, per la vicinanza che dimostrano di anno in anno. Soprattutto ringrazio i portatori che quest'anno appunto hanno ancora dato motivo di crescita. Dobbiamo crescere tutti. Tutti abbiamo momenti anche di povertà umana, però dobbiamo perdonarci, perché oggi scatto io, domani scatterà un altro, domani scatterà un altro ancora. Tutti siamo fragili e bisognosi di misericordia. Questo ci insegna il Salvatore. E se non facciamo questo, rischiamo di fare una farsa. E io non voglio che facciamo una farsa. Impariamo di più dal messaggio che Lui ci dona di anno in anno. Ed ecco perché, siccome so che sono stanchi, allora ringrazio in particolare i giovinetti nuovi che si sono avvicinati anche per questo servizio prezioso. È un bel segno, però come ogni anno dico ai giovinetti nuovi, di imparare da chi ci ha preceduto e di essere sempre con un cuore largo, capace di abbracciare più che restringere. Va bene? Il Signore sia con voi. Dimenticavo, non per ultimo, il mio grande comitato, che per quanto non lo vedete, di fatto c'è, e c'è in tanti modi, a volte con grande sacrificio, con grande silenzio. Ma ricordo sempre quello che vi ho detto sempre: la festa non la fa il comitato, la festa la facciamo tutti. Ognuno può dare sempre il suo contributo nel rispetto e nell'ordine, nella disciplina, perché ci vuole anche disciplina. Quindi davvero grazie a loro, ma accogliamo per questo la benedizione e preghiamo soprattutto per gli ammalati e i sofferenti. C'è gente che soffre e allora noi dovremmo, di fronte alla sofferenza, dovremmo un attimino non giocare sulle povertà delle persone e sulla sofferenza delle persone. Chi fa questo non è cristiano. Chi gioca e gode della sofferenza degli altri non è cristiano, lo dico forte questo. E allora accogliamo l'invito di Gesù. Il Signore sia con voi. Vi benedica e vi protegga Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore sia la nostra forza. Andiamo in pace. Yeah.
Yeah.